Buongiorno, iniziamo il test driver di questa Mercedes classe A 150 versione coupé, la tre porte. È già la versione restyling, la vettura ha 128.000 km. Motore robusto, con pochi problemi, distribuzione a catena, è ottimo per montare l'impianto GPL e renderla ecologica. Tutte le spese sono accese, si sono spente regolarmente. Non c'è, il check è ok, proviamola subito. Se è ben allineata, adesso mettiamo in retta. Ok. Perfettamente allineata anche in frenata. Salta, ok, ci dovremmo essere. La vettura è ben salda, si sente che è in forma, non ha scricchioli o rumori. Torta. Silenziosissimo. Adesso proviamo tutte le marce, partendo dalla prima ovviamente, prima, seconda, terza, quarta. Della telecamera che dobbiamo risolvere. Proviamo la frizione sotto sforzo. Ok, tira bene, non fa rumori anomali, non slitta, retromarcia. Ok, anche la retromarcia. Un attimo e proviamo tutti i componenti. Ok, allora aria condizionata che già l'ho accesa, che fa caldo, esternamente 45, uscita 8, aria condizionata ok, ventilazione perfetta, anche gli spostamenti. Poi proviamo la radio, portiamo la radio molto ritorno. La radio funziona perfettamente, i vetri anteriori giustamente sono gli anteriori, abbiamo qui. Bene, entrambi gli specchietti richiudibili, ok, registrazione del sinistro, registrazione del destro, perfetto, luci, ok, il bordo. Vediamo,
guasto, tutto perfettamente funzionante. Tutto bene in ordine, la console centrale in ottime condizioni, anche i sedili non hanno segni di usura, né anteriori né posteriori. Vernice ben lucente, le linee tutte ben parallele, leggero segno da parcheggio, posteriore sinistro, leggerissimo anche nel posteriore destro. Anteriore destra 5.4, posteriore destra 6, posteriore sinistra 5.9, anteriore destra 5.8, anteriore sinistra scusate 5.8. Confermo l'integrità della vettura, prendo il vano motore, tutto originale, non ci sono rasuri o segni particolari, motore silenziosissimo e in linea, ben in linea, olio perfetto, ho visto anche che aveva ricarica aria condizionata 125.000 km, sessione condensatore, io avevo visto anche un tagliando qui, ecco, 122.000 km, il 7/2018. Confermo l'integrità della vettura, il suo ottimo stato e i suoi 128.000 km.